È una sensazione particolare, non riesco ad esprimere quali sono i sentimenti che ho dentro, sono tanti, però è bellissimo poter riaprire ancora con delle incertezze che oggi scopriremo e verificheremo sul campo, ma siamo felici di farlo e allora non vedo l'ora di farlo. Sono passati 70 giorni, lunghissimi, da quando abbiamo chiuso la chiesa per il lockdown, aperta solo per le visite personali, per la preghiera personale di chi voleva avvicinarsi, pochissimi in realtà, perché la paura è stata tanta, anche se da noi i casi erano praticamente zero, però c'era tanta paura. Riapriamo finalmente con tanta speranza, con tanta gioia, perché riaprire al popolo significa dare alla celebrazione eucaristica il suo significato essenziale. Momenti che ho vissuto in questi 70 giorni, devo essere sincero, sapere anche che al di là di quel cellulare che fissavo in tutte le dirette Facebook c'era un buon numero di persone, tante persone, non solo i residenti, ma anche i residenti fuori Messina di questa zona e altre persone che hanno seguito le nostre dirette, soprattutto celebrazioni eucaristiche, ma anche altri momenti liturgici, l'adorazione eucaristica, il Santo Rosario, quando abbiamo potuto farlo. Un episodio un po' in cui invece mi sentivo un po' più a disagio è stata la settimana santa, ecco, non posso non affermare che quella è stata una settimana pesante. Perché celebrare senza gente, soprattutto il Giovedì Santo, mi ha fatto un po' riflettere, mi ha fatto un po' male, ecco. Però anche l'abbiamo superata finalmente e adesso siamo qui. Siamo qui con delle regole abbastanza interessanti, importanti, perché la nostra chiesa, questa chiesa di Santo Stefano Medio, può contenere solo 58 persone in questa seconda fase. In ogni banco abbiamo messo due o una persona a sedere, solo persone a sedere, però insomma è un buon numero.